Ciao Fetentoni, allora che ci siamo tutte, come ogni domenica, non mancate mai l'appuntamento, vi deliziamo con un rutto, sì, fatto per voi dallo straccione con sagacia, esatto. E visto che ieri sera abbiamo mangiato pesante anche, sì, e tanto, un po' troppo, sì, abbondantemente, sì, 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 sì. Oh, che figa, quella birra là, la Greenberger picchia, eh? Quella di Tillo, sì, eh. Picchia, non... picchia. Vabbè, comunque, basta poco, basta, sì, poco. Basta poco. Infatti sono andato via già stosso dall'aperitivo. Niente, tornando dopo le nostre divagazioni. Sì, che a voi interessa tantissimo. Ma a noi sì. Sì. Allora, parliamo di Mazinga. Ah! Nell'anno di Mazinga, un altro Mazinga. Un altro Mazinga. Non si può mancare. Questo è lo Shin Mazinga. Sì. Tra l'altro, la versione, questa è la versione Tamashii Limited Edition, che si può comprare solo nei Tamashii, quindi era disponibile all'acquisto al Lucca Comics, questo, sì, minchione. Se no, ve lo potete comprare anche negli store giapponesi o su eBay, dove cazzo vi pare. Lo trovate. Lo trovate, però diciamo che ufficialmente lo si poteva trovare nei vari store, nei vari Tamashii in giro per il mondo. Adesso gli appuntamenti non mi ricordo se erano 6, 7, 8, 9, vabbè, cazzo, vabbè. Era. Comunque questo è il brown box che viene fornito in dotazione. Poi all'interno del brown box, dopo averlo aperto, smanacciato, sì, esce la scatola che è fatta in questo modo. Allora qui vedete che per il World Tour del 10 anni del Tamashii, qui ci sono le varie lingue, quindi vedete dove è possibile acquistarlo. Qui vedete in giapponese, in Giappone, obrigado, penso, sarà brasiliano, portoghese, o portoghese, portoghese, vabbè. Poi c'è thank you in America, bene, o in Inghilterra, in Spagna, gracias. Poi questi qui saranno ideogrammi, non so, coreani, cinesi, thailandesi, quello che sono, in Francia, merci. E per ultimo, grazie Italia, perché ci mancava. E l'ultima, una delle ultime, forse l'ultima tappa, eccetera, era quella di Lucca Comics. Ah. Allora, sollevando sta cosa, si arriva alla scatola vera e propria, ossia questa, dove voi potete ammirare tutta la sua bellezza, ma poi passiamo, sì, cioè adesso vi faccio vedere fianco, retro, eccetera. Non si trasforma, questo... No, perché questo è l'SRC, sì, non è il Chogokin, che deriva dal GX49, che l'abbiamo già fatto vedere, che si trasformava in pugno. Ma non è lui. Come la versione Gold, perché esiste anche la versione Gold del GX49. Questo invece è l'SRC, lei ha la versione normale. Sì. Perché non l'ha presa? Perché non me l'ha detto. Perché da solo lei non... No. Che lo comprava, niente. Non ce l'ho, però. Io non ce l'ho l'SRC e quindi... Io ho il Chugoki. Ma è più bello questo. Ah, sì, sì. Cioè, le ali più belle. Quelle sono squadrate, sono brutte. Ah, sì. Sì. Sì, vabbè. Guardi. Sono più brutte. Lo so che poi lei tira fuori il fatto che si trasforma, allora per forza devono essere così. Ma sono più brutte. Vada a fanculo. Vado avanti. Sì. Allora, niente. Questa è la cosa ficcante di questa versione, è la sua bellissima colorazione, secondo me, bella, luminosa, eccetera. E il fatto che comunque deriva dall'anime. Sì, perché lui a un certo punto si incazzava, bruciava il cosmo, esatto, diventava un cavaliere d'oro. Esatto, platino d'oro, cioè qui l'aria Shiki, vaffanculo, anche perché in quella serie sappiamo benissimo che l'impersonificazione di Mazinga in realtà rappresenterebbe il dio Zeus, esatto, e quando gli veniva tagliato un pugno, praticamente lo Shin Mazinger era la rappresentazione del pugno di Zeus, ed era anche questa la sua colorazione. Infatti se poi con un po' di fantasia immaginiamo che queste ali abbraccino Mazinga Z, lo avviluppano, sì, e praticamente dà la conformazione di un
dell'avambraccio. Mm-hmm. E tra l'altro dietro si possono vedere anche i ditoni. Esatto, esattamente. Tac. Adesso qui sono messi in maniera brutta. E qui possiamo ammirare. È chiaro che non fuoriescono, non trasformandosi, non fuoriescono poi le dita dal pugno. Anche perché comunque loro rappresenterebbero queste qui le falangi proprio della cosiddetta mano. Qui infatti ne vediamo tre e le altre falangi poi sono rappresentate dalle braccia del Mazinga Z. Esatto. Tutto lì. E basta. Quindi adesso qui, a parte quello, è tale quale allo Shin Mazinger SRC, solo con questa colorazione diversa e molto bella. Proprio è un Mazinga venuto proprio bene. L'abbiamo recensito l'SRC dello no. Shin Mazinger? No. No. Quindi non abbiamo neanche una confrontazione proprio di peso per vedere se questa colorazione comunque gli conferisce anche un po' più di peso. Nella fattispecie rispetto cioè quando lo vai a pesare proprio sì, stazionamente niente perfetto, lei non me lo dice, io li lascio là. Che sperare che lei si scanti no cioè che prenda... è un errore suo questo questo è un errore suo, sì, è la mia sopravvalutazione. Tu sbagli sì sempre, va bene. Niente, qui vi faccio vedere un po' di posabilità. Quindi però lui non ha quella manina con la testa di Garada K7 che ha il no, perché non ce n'è bisogno, nell'anime lui non faceva. Adesso non poi vedremo un po' quello che lui praticamente si trasformava in pugno e distruggeva tutto. E distruggeva tutto, sì. Esattamente. E allora, la posabilità è sempre quella classica degli SRC, quindi buona. Solido, solido? Sì, è stagno, sì. È proprio proprio tiene, fa anche la spaccata se uno vuole, però meglio non farlo. No, non conferiamo di queste posizioni. Volevo trarre in inganno. Ci volo sempre dentro, non... vacca, che roba. E vediamo che anche è proprio bello. Codigno. Attaccato che c'è l'overpilder, anche lui diventa dorato. Sì. Sì, io non riesco a capire accorgi cosa possa vedere. Sì, a parte che poi, coso. A parte che comunque sia quando diventava così e che poi diventava pugno, in realtà veniva poi oscurato dalle ali. In ogni caso, sì, effettivamente non. Era inutile sperare che vedesse qualcosa. No, infatti andava a culo, via. Ma no! Ciapa. No, non penso che facesse questo ragionamento, anche perché potrebbe essere che il cockpit del Mazinga, essendosi anche evoluto, potesse essere come il Gundam, ossia che avesse poi uno schermo a multivisione. Ecco. Vero è che... chi se ne frega. No, questi sono questi tecnicismi sono dettagli. Anche le ali vedete che sono poi posabili, gli si può fare anche assumere una configurazione quasi di protezione, sì, perché in questo modo vedete possono anche proprio quasi ad arrivare a nello specifico proprio a proteggere il Mazinga Z. E i ditini possono venire anche su. Sì, quello sì. Non ne vedo una grossa utilità. Sì, vabbè. Però lo fanno quel movimento lì. Esatto, questo movimento ogiva lo fanno. Naturalmente lo Scrander è possibile separarlo dal Mazinga Z. Sì. Cosa che non ne vedo l'utilità. Sta bene così. Esatto. Però è possibile farlo se magari avete problemi di spazio, non sapete dove, eccetera. Detto questo, io proverei anche adesso un attimo a pesarlo, vedere cosa ne viene fuori. E poi passare direttamente al pogellone. Ah, particolare che essendo Mazinga però, non c'è il nostro amico giornalista. No, oggi no. Sebbene lui avrebbe probabilmente gradito la presenza per dire due cavolate su Mazinga l'ennesima volta.
e noi abbiamo colto l'occasione per non farlo, insomma. Esatto. 195 grammi, no, adesso stiamo scherzando. La sua presenza è sempre gradita. Sempre gradita e assolutamente quasi indispensabile. Cosa siamo? Hai detto 195 grammi. Vabbè. Adesso un attimo che voglio vedere se c'è qualche stronzata. No, qualcuno che ci ha risposto, no, niente. Ah. Con un italiano coraggioso. niente, passiamo al pagellone. Sì, sì, cioè, non c'è più niente da dire. No. Però adesso lei non so se è riuscito a cogliere anche i dettagli, perché purtroppo con questa colorazione i dettagli si vanno un po' a perdere. Nella, cioè sembra un tutt'uno. Un tutt'uno. In realtà no, in realtà è fatto sacco, bene. C'è un sacco di dettaglio. E secondo me hanno anche migliorato. Poi è bello schiassoso. Perché il Mazinga dello scorso Tamashi, sappiamo benissimo qual era. Qual era? Io spero Senzai, sempre, qual era? Spero qual era? Sempre in una sua. Invece no. Ma io non mi ricordo queste cose. Non, era il Mazinga Jig. Mamma mia, ah beh, no, sì, hanno decisamente migliorato. Era il Mazinga Jig la scorsa vendita esclusiva la del scorsa. Terzo. Però c'era anche una bella differenza di prezzo tra i due. Tra i due prodotti. Perché su questo qui comunque randellano, come. Sì. Cioè randellavano il Tamashi. Cioè si parla di un SRC da 120 euro. Sì. Cioè, bellissima colorazione, ma. Bellissimo prezzo anche. E se ne sono venduti tanti, comunque mi è stato detto di questi. Si vede che è stato goduto, vedi? Beh, insomma, penso che fa la sua porca figura. Decisamente non. Ma quello del prezzo poi è una cosa che andremo poi a valutare. A sviscerare. Durante la nostra pagellata. Allora, Shin Mazinga. Impatto estetico. Secondo me non c'è poco da dire. È bello. E quindi lo mettiamo bene. Un po' meglio, lo facciamo sembrare un po' più alto di quello che è. Del dovuto, sì. Secondo me un 9,5 ci sta. Addirittura. Sì. Secondo me sfiora al 10 addirittura. Sfiora al 10. Cocca. Materiali. Abbiamo detto 195 grammi, mosè, vabbè. Io comunque tutto sommato gli do un 7,5. Verniciatura 10. Proprio la gode. Sì. Ma quelle patacche qua diciamo. Accessori, allora, non mi ricordo un cazzo. Anche perché questo è tutto pataccoso comunque. Non è che c'è un pezzo patacca e allora mi va a rovinare un po' la sega, via. Allora. Praticamente non ha un cazzo. Esatto. Solo delle manine. Esatto. Allora, penso che questo pezzo qui, adesso poi vediamo un attimo le istruzioni, così vi do una piccola spiega, lo si applica nel culo, quel pezzettino qua, sì, e basta, e lui lo viene inculato ed è contento. Probabilmente sì, penso che comunque serva per i display stand, quelli. Sì. Niente. Così lo mettete in posizione di volo, esatto, e godete. Sdrenandolo nel sederone. Sì, lo dovete ficcare proprio lì. Allora, vabbè, vedete, ci sono due o tre manine, non c'è neanche la spada, vabbè, che tanto questo qui non era il Mazinga, effettivamente era quello classico. Il ditino che indica me sono più figo che te. Esatto. Basta, questi sono gli accessori. Quindi io agli accessori gli do un bel 3. Tre sulle mani e tre si becca, via. Ma le mani sono... No, sono... sì. Comunque, vabbè. Posabilità. Da 8. Confezione. Bella. Beh, tanto. Molto. Sì, questa però è, diciamo che cioè la terza. È lo terzo stadio. Perché sì. Prima c'è quella, poi c'è il Brown Box. Comunque,
Io la confezione gli do un bel 8,5. Trasformazione non c'è, anche se magari questo qui la poteva fare. Rapporto qualità prezzo, qua ragazzi, non è per tutti, E non è sicuramente il Mazinga da quale partire, se vi manca. No, questo è un più. È un più. Poi è chiaro, siete in una di queste tappe, che tanto ormai non ve lo potete più prendere se non su internet, eccetera, perché i Tamashii del 2017 sono finiti. Quindi. Zucate. Esatto. Figa, non ce l'ho fatta. Scantatevi. Vi scantate. Se no c'è eBay. Sì, sì. Vi fate sdrenare un po' di più. Sì, sì, ma giusto. E quindi io comunque sì, adatto anche l'esclusività. Io un 6 glielo do. Vabbè, 6 ci vuole, dai. Sì, politico. Siamo politicamente scorretti. Giudizio finale. Il prezzo importante, secondo me, è sopperito da tutto il resto, cioè dall'impatto scenico, dal fatto che comunque sia comunque Mazinga è sempre Mazinga, che in un certo qual senso ci vorrebbe anche, perché è una sua configurazione dell'anima, esatto, finale, quindi io gli do un bel cazzo 7,5. E ci salutiamo, secondo me. Sì, vi volevo solo far vedere anche il particolare dei piedi, vabbè, come tutti gli SRC che è possibile. Si slongano. Adesso magari lo scianco. E la bestemmia va in diretta. Sì. Adesso probabilmente ne perde a livello estetico, probabilmente allungandogli le caviglie in questo modo. Però dopo lo potete mettere ancora più in una posizione. Via. Dice, ha girato da solo, dopo un po' si rompe i coglioni e gira dall'altra parte. Bestia! C'abbiamo un girellone della Madonna. E avete visto, nessuno ha... In automatico. Vabbè, signori. Dopo quest'ultima cagata... Niente, possiamo. Noi sapere poco di fotopresentazione. Esatto, quindi scusa. Scusa, salutando scusa. Quindi basta, salutando scusa, noi... Andoma. Ciao.